Salve! Sono le 18.30, ho appena fatto il check-in, adesso destinazione aeroporto e andiamoci a mangiare questo panzerotto direttamente in Puglia. Strada facendo vi spiegherò il perché di questa pazza idea. Andiamo! Dal titolo del video, oggi sono partito da Milano Bergamo, sono arrivato qui in Puglia per andare a mangiare un panzerotto. E voi mi potreste dire, ma scusa Luca, ma dove abiti tu? Non ci sono pizzerie o robe che fanno i panzerotti? Ovviamente ci sono, ne ho provati un po', però diciamo che non è che siano qualcosa di eccezionale. E quindi ho detto, prendiamo un volo, andiamo in Puglia e mangiamoci un panzerotto. Il che non fa una piga. Ma, tralasciando tutto, mi sono detto, mi manca proprio quel panzerotto che mi ricorda l'infanzia. E quindi oggi andremo a testarlo nella mia pizzeria di fiducia, dove andavo da piccolo. Quindi andiamo a prenderlo e ce lo mangiamo qua, direttamente a casa, con una bella cochina. Arrivato nel posto, qua. A 13 anni mi scassavo di panzerotti qua, guardate qua. Ecco qua, pizzeria, pizza e pan. Una garanzia, andiamo. Abbiamo il nostro panzerottino qua. Adesso salgo su in casa e me lo sbrano. Un po' piccolino, sinceramente me lo ricordavo un po' più grosso un paio di anni fa. Però adesso vediamo, speriamo sia ancora buono come tanto tempo fa. Allora, procediamo all'unboxing di questo panzerotto. Raga, onestamente, cioè, non me lo ricordavo così. Posso dire, sono un po' deluso? Cioè, è nettamente più piccolo, ma molto più piccolo rispetto a quando io ero qua. Vabbè, comunque l'ho preso al forno perché fritto a me non piace. Tutto impregnato d'olio. Assaggiamolo, vediamo se almeno è buono come quello che mi ricordo io. Buon appetito! Do un altro morsino. Onestamente, in sé per sé, non è il miglior panzerotto che io abbia mai mangiato. Però, se dobbiamo fare la comparazione tra nord e sud, questo qua si sente che c'ha qualcosina in più rispetto a quelli che ho assaggiato su al nord. Ovviamente, cioè, non ve lo nascondo, me lo ricordavo un po' diverso, è molto più piccolo. L'ho pagato 1,50€, quindi anche qua i prezzi sono aumentati. Prima costava 1 euro, adesso 1,50€, però raga, cioè, non so se dal video rende, però il ripieno dentro è incredibile. È qualcosa di spaziale. Un po' molle sotto, però su bello croccante. La particolarità di questo al forno è che su sono croccanti, sotto rimangono morbidi perché c'è la mozzarella e il pomodoro che bagna un po' l'impasto, quindi ci sta. Ripeto, non è il migliore, però la differenza con quelli di su, cioè, si sente, anche se non è il migliore. Guarda qua. Mamma mia. Comunque, io me lo mangio tutto, poi traiamo le conclusioni di questo esperimento che abbiamo fatto. Devo dire che questo panzerotto mi era proprio mancato. Non sono deluso, perché non sono deluso, perché comunque è buono, però me lo ricordavo un po' diverso, anche forse un po' più grande. Però ripeto, cioè, non c'è storia, eh. Con tutto il rispetto per quelli del nord. Però, panzerottino pugliese al forno, un bijou. Quindi questo diciamo esperimento barra viaggio incredibile finisce qua. Ovviamente non era per far polemica, per dire ah no, quelli del nord sono schifo, quelli del sud sono comunque buoni. Ovviamente questo video era solo un video a scopo intrattenitivo per riassaporare quel gusto di Puglia che mi mancava. E niente, tutto qua. Noi ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale per non perdervi tutti gli altri video che arriveranno, perché ne sto registrando un bel po' da pubblicare qui sul canale. E niente, noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao 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 ciao.